Ciao a tutte ragazze, eccomi tornata con un nuovo video che non vedevo l'ora di fare. E tra l'altro sono contenta perché molti di voi me l'avevano chiesto e quindi insomma spero che vi interessi. E in questo video vorrei parlarvi un po' del mio viaggio a Parigi e di come abbiamo organizzato, dove abbiamo prenotato, dove abbiamo alloggiato, cosa abbiamo visto, insomma vi annoierò un pochino. E, prima di tutto inizio dicendo che abbiamo prenotato da Expedia e dico la verità, quando li leggo e scontato del 30%, del tot per cento, io rimango sempre un po' ma quanto sarà vero? Alla fine noi abbiamo trovato un'offerta interessante, volo più hotel, e l'abbiamo presa. Una volta arrivati in hotel, sulla porta c'erano i prezzi, diciamo a prezzo pieno, i prezzi reali, delle nostre camere e sono rimasta scioccata perché effettivamente avevamo risparmiato davvero tanto e quindi vi dico, quando leggete gli sconti su Expedia, effettivamente sono quelli. Ci siamo trovati benissimo, ci hanno mandato la mail con la conferma di avvenuto pagamento, abbiamo dovuto pagare tutto quanto prima, volo e hotel. E abbiamo presentato il foglio all'hotel e siamo entrati senza nessunissimo problema, quindi veramente su questo punto di vista ve lo straconsiglio Expedia. E per quanto riguarda il volo, abbiamo scelto la compagnia, diciamo, più economica, che è la Ryanair, che però diciamo, ha una pecca perché non atterra all'aeroporto principale di Parigi, ma bensì all'aeroporto Beauvau, non so come si dica, che dista più di 100 km dal centro. Però a livello economico conviene davvero molto e sono comunque ben organizzati perché fuori dall'aeroporto ci sono delle navette a pagamento che vi porteranno al centro della città in circa un'oretta e mezza. Vi consiglio per la navetta, in caso atterriate anche voi a Beauvau, di comprare i biglietti a casa dell'autobus. Noi avevamo fatto così, ci siamo trovati benissimo perché una volta scesi dall'aereo siamo andati fuori dall'aeroporto nella piazzola dove c'era appunto l'autobus, l'abbiamo preso e ciao. Mentre molte persone si sono dovute mettere a fare la fila e prendere i biglietti e hanno perso quell'autobus. E là ci sono autobus all'incirca ogni 40 minuti, abbiamo notato. Quindi insomma, poi aspettare un po' una palla. Quindi vi consiglio di prenderli a casa. Per quanto riguarda l'albergo, abbiamo preso un albergo che si chiama Park & Suites. Era un palazzone enorme e l'abbiamo scelto per due motivi. Intanto perché appena proprio all'uscita dell'hotel c'era la fermata metro e quindi visto che Parigi si gira esclusivamente in metro era davvero comodissimo, visto che già si cammina davvero tantissimo, avere la metro sotto casa, sotto l'albergo, è una cosa davvero molto molto comoda. E poi perché in camera avevamo un cucinino e questa cosa comunque ci è servita sia perché siamo un po' schizzignosi nel mangiare, sia io che il mio ragazzo, e sia a livello economico per risparmiare, perché comunque per 6 giorni mangiare pranzo e cena fuori era molto dispendioso. E la camera era molto carina, piccolina, aveva un letto, un televisore, un armadio, bagno, appunto questo cuscinino con un lavabo, due fornelli e c'erano le stoviglie proprio contatissime per due persone. E l'unico, diciamo, peccato è che non c'era nulla né a livello di cibo e né a livello di pulizia. Quindi, altra nota molto molto positiva è che proprio sotto l'albergo c'è un grande supermercato, si chiama Casinò, sembra. E quindi siamo scesi al supermercato, ovviamente abbiamo fatto spese, abbiamo dovuto comprare anche detersivo per piatti, spugna, però diciamo quello è il minimo. La cosa che mi è dispiaciuta molto è comunque aver comprato cose come zucchero, sale e dopo 6 giorni buttarle quasi per intero, comunque sapere che tanto andranno buttate. Questa è una cosa che, essere onesti, mi è dispiaciuto davvero molto, però dico anche che fare la spesa ci è straconvenuto invece di mangiare sempre fuori. E queste cose, diciamo, sono quelle positive dell'albergo. La cosa più negativa è che non parlavano inglese e io di francese non so assolutamente una mazza, il mio ragazzo qualcosina, ma insomma non a livelli loro. E parlavamo in inglese e non ci capivano, e tant'è che vi dico questa che riderete. Siamo entrati in camera e c'era la lampadina fulminata della camera da letto. Allora abbiamo detto, vabbè, io andiamo a dire giustamente, no?
E scendiamo, glielo dico in inglese, sembra che avevano capito, ritorniamo la sera, la lampadina è ancora fulminata. Vabbè, domani mattina glielo ridiremo. La mattina seguente riandiamo, glielo diciamo e vediamo che fa, sai, quei gesti tipo sì, ma era molto... Avevamo capito che non avevano capito assolutamente nulla. E per questo quindi abbiamo preso Google Traduttore. Gliel'abbiamo scritto in inglese, cioè abbiamo scritto in italiano, abbiamo tradotto in francese e gliel'abbiamo fatto leggere. Ed è stato l'unico modo che abbiamo avuto per farci cambiare la lampadina. Quindi questa cosa sinceramente mi ha lasciato anche un po' scioccata, perché dico, cacchio, siamo a Parigi, in un hotel grandissimo, possibile che non sapete l'inglese? Bah, vabbè. E a parte questa cosa, Parigi è una città che vi straconsiglio di visitare, è bellissima, è super romantica e ci sono 3.000 cose da vedere e da girare. E vi voglio consigliare un po' di posti dove siamo stati anche noi. Vi consiglio innanzitutto il famosissimo Louvre, che però per gli amanti proprio dell'arte non basterà un giorno per visitarlo perché è immenso quanto è grande. E diciamo, noi siamo andati alle sezioni che ci interessavano e ci piacevano di più e l'abbiamo girato in un paio d'ore. Ma se veramente si vuole stare lì e vedere veramente tutto, a parte perdi la pazienza, però ci vuole davvero molto tempo. È comunque bellissimo, è bellissimo l'esterno, sia per fare foto ricordo, e comunque è molto molto carino. E la maggior parte dei musei per i ragazzi sotto i 25 anni è gratis, quindi abbiamo anche risparmiato molto in questo senso. E vi consiglio anche il Museo d'Orsay, dove però non sono stata questa volta, ma ero stata 3 anni fa con i miei, ed è veramente molto bello. Dirò che a me forse è piaciuto più quello del Louvre, proprio a livello anche di mio gusto personale di opere, comunque è una cosa molto personale. E poi siamo stati la via parallela al Louvre e Rue de Rivoli, dove vi consiglio di andare perché c'è Forever 21, un negozio che qui in Italia non abbiamo. E quindi insomma vale la pena farci un giro, diciamo come stile molto simile a H&M, ma ha cose molto forse più carine. A livello di accessori ne ha tantissime e i prezzi sono anche un po' più bassi e vale la pena farci un giretto. E di fronte c'è anche un bellissimo Sephora, così a titolo informativo. E poi siamo stati al Museo delle Cere. Dico che era il mio primo museo delle cere che vedevo. Ovviamente non sarà nulla in paragone a quello di Londra perché non ci sono mai stata, non lo so. Però è stato davvero davvero bellissimo. E se state a Parigi, se andate a Parigi, vi consiglio di farci un salto, tanto si trova proprio all'uscita di una fermata metro. E sembra piccolino da fuori, invece in realtà dentro è veramente molto grande. Il prezzo del biglietto è un po' caro perché viene 23 euro e non ci sono convenzioni per studenti, giovani e cose varie. Ma vale ogni singolo euro. All'entrata, prima di iniziare a girare il museo, c'è stato uno spettacolo di luci, illusioni, cose varie, che è stato veramente un peccato che non sono riuscita né a riprendere né a fare foto perché era al buio, ma è stato bellissimo. Cioè, già quello per me aveva preso mezzo biglietto. E poi il museo è fatto molto molto bene e diciamo l'unico peccato è che molte statue sono riferite a attori, cantanti, presentatori francesi, che quindi io sinceramente non conoscevo, però non mancano anche le nostre star italiane come Monica Bellucci, Benigni, e chi altro c'era di italiano? Pavarotti, e star internazionali come Brad Pitt, George Clooney, Mika, e Michael Jackson, Marilyn Monroe, Madonna, tantissime, ve lo giuro, bello bello, abbiamo passato là dentro 2 o 3 orette, ci siamo divertiti da morire a fare foto, ve ne lascio qualcuna, ma veramente non rendono conto, erano fatte bene, reali. Cioè arrivavi là dentro che se vedevi una persona ferma ti chiedevi, ma quella la posso fotografare? È una persona o una cera? Era spettacolare. Poi siamo stati a Trocadero, che c'è una vista della Torre Eiffel fantastica, sembra di essere dentro una cartolina, e a Trocadero c'è anche l'acquario. Carinissimo, tra l'altro mi è piaciuto molto il servizio che c'è stato perché avevamo letto che l'acquario si trovava vicino alla fermata metro. Usciamo dalla metro, ma dell'acquario non vedevo nemmeno un'indicazione.
E quindi abbiamo detto, boh, forse abbiamo toppato noi qualcosa. A un certo punto vediamo un ragazzo con una specie di bici elettrica semicoperta, con scritto acquarium, depare, una cosa del genere. Chiediamo a lui, e in pratica, visto che l'acquario in realtà non è proprio così vicino alla metro, ci sono queste, diciamo, navette gratis che ti portano lì in bici elettrica. Ed è carinissima questa cosa. E l'acquario in sé ovviamente non sarà nulla paragonabile all'acquario di Genova, a queste cose, però a me è piaciuto tantissimo, a me questo stile di cose mi piace molto. E anche lì siamo stati un bel paio d'ore e ne è valsa molto la pena. Il biglietto l'abbiamo pagato, se non ricordo male, 18-20 euro, ma veramente veramente carino. Quindi se ci state e vi piace tipo visitare acquari così, fateci un salto. Poi abbiamo preso l'open bus, quello a due piani. E qui voglio aprire una parentesi. Avevamo acquistato, allora, mi ero molto informata su internet e avevo visto che i prezzi erano intorno tutti ai 30-35 euro per 2 giorni. 2 giorni consecutivi che potevi salire e scendere dall'autobus quando volevi e fare quello che ti pareva, insomma. Arrivati sull'aereo, all'andata, un hostess incomincia a parlare e noi come polli. E abbiamo preso biglietti che ci ha propinato l'hostess, ovvero a 32 euro a persona. Avevamo il biglietto dell'open bus che, a detta sua, ci avrebbe portato anche a Disneyland, visto che era nei nostri programmi e l'RER veniva 15 euro, cioè l'RER sarebbe la stazione, il trenino per arrivarci. Abbiamo detto, beh, se con 32 euro ci facciamo l'open bus e i soldi per andare a Disneyland, abbiamo sopportato. Fin qua tutto ok. Siamo arrivati appunto in questo open bus, abbiamo esibito il biglietto e chiedevo anche, scusate, vi dico anche un'altra cosa. L'hostess aveva detto che l'autobus sarebbe stato, diciamo, attivo dalle 7 di 7, 8 di mattina fino alle 11 di sera. Allora, quando saliamo, gli do appunto il biglietto e vado a cercare gli orari perché l'indomani saremmo stati a Disneyland e volevamo organizzarci per, diciamo, i tempi per alzarci e cose varie. E l'autista ci dice che quell'autobus non andava a Disneyland, quell'autobus fa solo il giro di Parigi. Disneyland non è una loro tappa e che ci avevano altamente fregato praticamente. Gli orari erano dalle 9 di mattina alle 6 di pomeriggio, che è un attimo ben diverso. E quindi non acquistate sulla Ryanair, questo è il mio consiglio. Comunque il giro in open bus è molto molto carino e specialmente comodo anche per riposarsi un po'. E abbiamo fatto molte foto, poi c'è l'audioguida in italiano che, diciamo, non rimane molto pesante perché dà un sacco di curiosità e cose carine, dice. E da lì abbiamo visto i vari ponti, Notre Dame. Dove altro abbiamo visto? Che fa, diciamo, l'opera, abbiamo fatto un giro completo di tutta la città, che magari se non si hanno molti giorni a disposizione o non ci si vuole stancare troppo, è una soluzione che vi consiglio. Anche perché è comodo che potete scendere, risalire quando volete, basta che fate vedere il biglietto. Appunto, l'indomani siamo andati a Disneyland, che dire, fantastico. E se andate a Parigi, ritagliate un giorno e andate a Disneyland, perché ne vale la pena al mille per mille. Non pensate, ah, ma Disneyland è una cosa da bambini, io ho 20 anni, 30 anni, 40 anni. No, pure se avete 70 anni andateci perché è bellissimo. E è proprio un mondo da favola, si ritorna bambini. E bello, le giostre ovviamente non sono giostre che troverete a Gardaland, Mirabilandia, sono giostre fatte su misura per bambini, soprattutto la parte di Fantasyland. Ma sono giostre che anche i grandi ci si divertono e stanno lì proprio a bocca aperta. Bello, 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 bello. Poi ci sono anche, diciamo, altri mondi oltre Fantasyland dove ci sono anche cose un po' più da adulti, tipo delle montagne russe che non farò mai più in tutta la mia vita. Però non so descrivervi la bellezza di Disneyland. E oltretutto, se ci andate, vi consiglio, quando prendete all'entrata i volantini con i programmi, disegnarvi l'ora della parata perché merita assolutamente. E si tratta, posso spiegarvi, di una sfilata. A me ricorda molto la sfilata dei carri di carnevale. In pratica ci sono tutti questi personaggi Disney che sfilano ed è veramente bellissimo perché è fatto bene, bene, bene. È fatto benissimo.
Poi siamo stati a Montmartre, che è questo quartiere molto particolare situato su una collina ed è molto molto bello. E abbiamo preso la funivia per salire fino in cima e da lì abbiamo preso anche un trenino che ci ha fatto fare il giro della città. Comunque Montmartre è proprio carino e là vi consiglio di mangiare qualche crepe perché le creperie sono allucinanti quanto sono buone. E che altro posso dirvi? Mi ero segnato un po' di cose. E vi consiglio di andare a Plaza della Concorde, oltre perché c'è un giardino bellissimo e rilassante da morire, perché c'è la ruota panoramica che offre uno spettacolo davvero senza paragoni con altri. È veramente bellissimo, oltre che essere molto romantico, anche se è un po' un furto, perché 10 euro a persona mi è sembrato un po' un furto. Però effettivamente vale la pena, insomma, una volta che si è lì si pensa sempre: ma quando è che poi ci torno? Quindi fatelo. E che altro dire? Per quanto riguarda i negozi da visitare, oltre Forever 21, vi ho detto, Sephora sono proprio un'altra cosa rispetto ai nostri, e specialmente quello di fronte a Forever 21 è bellissimo, è enorme. A me sembrava anche più grande di quello di Champs-Élysées. Ed è carino perché è proprio diviso in un angolo di profumi, poi c'era lo nail bar, make-up bar, era carinissimo proprio come era situata all'interno. E non potevo andare da Starbucks, lì ce ne sono davvero molti, e quindi un bel caffè, cappuccino, frappuccino, super muffin, hanno di tutto e di più, sono buonissimi. Mentre per chi è interessato al bio, ho letto che c'è il negozio di Aromazon, dove però non sono stata, e c'è una catena di negozi bio famosa che è la Mademoiselle Bio. Tra l'altro uno ci siamo proprio passata davanti con il trenino a Montmartre, però non ci sono stata. Che altro dire? Per quanto riguarda mentre andate in giro, vi consiglio di portarvi, se avete possibilità, di portarvi l'acqua voi. Noi la freddavamo nel frighetto in camera, la congelavamo proprio e ce la portavamo in uno zainetto perché l'acqua costa tantissimo, e tipo 2,50 euro bottiglietta, quindi penso che abbiamo risparmiato più di acqua che chissà che. E un consiglio che invece dà il mio ragazzo a chi fuma è di portarsi le sigarette da casa, perché le sigarette costano la bellezza di 7 euro, quindi riferisco. Niente, dovrei. No, non vi ho detto tutto, una cosa importante. Per quanto riguarda la metro, noi eravamo sulla linea 7, che di giorno era tranquilla e tutto quanto, ma di notte non siamo usciti quasi mai, perché non era fra le zone più belle, diciamo. E oltretutto, se dovete scegliere in quale albergo andare, che zona, e vedete le fermate metro nelle vicinanze, vi sconsiglio Place d'Italie. Perché è l'unica fermata metro che fa schifo sempre, di giorno, di notte, piena di barboni. E no, se potete evitate quella fermata metro, insomma. Secondo me la fermata metro migliore per alloggiare sarebbe senz'altro la 1, perché ha molti collegamenti, molti snodi, e quindi sarebbe davvero molto comoda, anche se penso che si faccia sentire anche a livello di prezzo negli hotel. Però non so, se avete modo, date un'occhiata agli hotel che si trovano più o meno in quelle zone. Niente, ragazze, ho parlato tantissimo. Spero che vi sia stato utile questo video. Vi siano piaciute le foto che ho affiancato mentre parlavo. E fatemi sapere se vi interessa qualcosa in particolare, se avete bisogno di qualche consiglio o qualcosa, non esitate a scrivermi qui nei commenti o in privato, ovunque, insomma. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ragazze. Ciao.